I dolori della pietra. Lavoro nero e illegalità. Nella provincia di Napoli sono tanti gli opifici irregolari che producono abbigliamento per negozi e grosse case di moda. In questa azienda i lavoratori sono regolari, ma gli operanti dell'ASL pensano che per paura dei controlli alcuni irregolari siano fuggiti. Quasi certamente due sono andati via. Due sono andati via. Probabilmente tre. In quest'altro opificio ci sono invece lavoratori pakistani e bengalesi, quattro sono senza contratto. Stanno realizzando abbigliamento da uomo in serie, quattro lavoratori completamente a nero, senza neanche la normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. Ed è un fenomeno diffuso, infatti qualche giorno fa in un blitz dei carabinieri di Napoli in una fabbrica di Melito che produce per un grosso marchio sono stati ritrovati più di 40 operai, tutti in nero, tutti italiani. I lavoratori per sfuggire ai controlli sono stati rinchiusi in un cavo per 6 ore. Nel tessile abbigliamento le ultime rilevazioni indicavano ufficiali circa 20.000 addetti. Penso che almeno un'altra metà, un altro 50% sia almeno a nero, quindi almeno altri 10.000. Il valore proprio economico del sommerso in milioni di euro, quante si sa? Siamo ben oltre i 50 miliardi di euro l'anno. Ma c'è l'altra faccia della medaglia, i costi del lavoro per chi rispetta le regole non sono bassi. Quanto costa un lavoratore effettivamente ad un imprenditore? All'incirca sui 1.600 euro al mese, comprensivo di tasse, sì. Il minimo del salario arriva a questo. E al governo una richiesta ben precisa. Ridurre, diciamo, le tasse sia per gli operai che per noi datori di lavoro, perché è importante anche per loro avere qualcosa in più in busta paga, diciamo. Secondo i dati dell'osservatorio Assolavoro e Datalab emerge che in Campania si nasconde il 20% del totale dei lavoratori in nero, la cui entità su scala nazionale ammonta a oltre 294.000 persone.